Ruffini, tu non lo sai, ma è totalmente tatuato di personaggi dei fumetti sul corpo che noi gli dobbiamo Anche Marco un cancellare ogni giorno. volta. No, c'ha anche Corrado. Ah, C'ha Corrado sulla Corrado, spalla. C'ha Corrado Corrado. sulla spalla e Arnold Sull'altra. sull'altra. Oh, guarda là! Ma che è il telefono di Cardino? Questo non è un telefonino, questo è avere desideri, questa è la lampada di Aladino, questa è la bacchetta magica di Harry Potter, questo è Simsalabim, Abracadabra, questo è il bar in Serie A. No! E adesso che succede? Io voglio il mio telefonino! In questi giorni c'è una certa tensione tra l'USA e la Russia, si parla di nucleare. Siete pronti alla catastrofe che si abbatterà sull'Italia quando questo film uscirà con la Cina? I rapporti saranno tesi, secondo voi? No, non saranno tesi Anche con perché la diciamo Lazio. che diciamo, sberleffiamo diverse cose nel film. La verità è che con la Cina c'è il gioco inverso, cioè diciamo che per i cinesi noi siamo tutti uguali e quindi c'è un giochino bipartisan, insomma, in qualche modo lo facciamo in tutti e due i versi, la presa in giro. Sulla Roma, ci sono delle Sulla Roma-Lazio, cose. Lillo prende una posizione all'interno del film Se ne e assume se ne assume le responsabilità. responsabilità, insomma, lui a un certo punto abbandona sul raccordo anulare delle persone cinesi che erano venuti a comprare la Lazio perché incautamente dicono la Lazio is the first team of Rome. Lui Su queste ovviamente, cose non si su scherza, queste sempre cose non si Forza Roma, scherza, Lillo ovviamente ovviamente. inchioda e li abbandona. Però insomma se ne assume le responsabilità Lillo, giustamente, no? Invece un tema centrale del film è sicuramente l'amicizia, l'amicizia che può derivare anche da una persona che magari appunto non conosci, magari l'hai anche trattata male, però è generosa, no? Quanto ci serve in questo momento trovare un amico anche così, tra la folla, tra uno sconosciuto che non ci aspettiamo, il suo personaggio? Beh, tantissimo, penso. E a volte con le persone che abbiamo più vicino ci ritroviamo anche un po' incastrati da un ruolo, dal modo in cui ci vedono. A volte con qualcuno che ci conosce meno abbiamo una seconda chance anche di essere qualcosa di diverso che comunque ti appartiene lo stesso e che magari hai capito dopo. Invece, la serenata di Lillo non è spoiler perché Lillo ormai balla e canta. Oh, quanto è stato difficile rimanere seri in quel momento, vedendolo ballare, che insomma, Abbastanza, Noi lo anche facciamo ballare ballando. anche nelle pause, Sì, Lillo. Cioè, è sì. proprio un antistress. Lillo, scusa, dai, per favore, oggi sono un po' Fai due così. passi. Fai due passi di danza, dai. Mettiti un piumino. Esatto, e fai qualcosa. Lui lo fa, è fantastico. Ma si vede infatti, pensavo che a un certo punto diventasse un musical, il suo personaggio dice che stiamo a fa La La Land, ci ho quasi sperato, Ma è il anzi. primo passo, insomma, poco a poco Però uno ci arriva. Perché presto, poi ci sarà. i musical in Italia storicamente non sono mai andati bene al botteghino. E quindi uno sotto sotto ci mette tre pezzi musicali cantati e ballati in un film che non lo sembra. Così viene classificato commedia e poi, oh, guarda, c'erano pure tre pezzi cantati e ballati. Vabbè, quelli sono omaggio. Non è, no, musical, no, non è musical. Però nel film si parla molto anche dei social, ormai ci potremmo coniare un nuovo assioma, twitto dunque sono. Voi che comunque avete a che fare anche con i social, eccetera, avete sempre un po' di timore adesso quando dovete scrivere una cosa, no? Dici, oddio, cosa succederà? Sto facendo la cosa giusta? No, Sì, no, no. scusa, dicevo no con la testa perché credo che ormai abbiamo metabolizzato un'autocritica, un'autocensura che viene dal sapere già quali saranno i commenti a quello che dirai, per cui fai certe volte meglio non dirlo, ci sono delle opinioni che non c'è bisogno di esporre. Sì, a me capita spesso, io penso una cosa e contemporaneamente ho le galline, gli haters, sai già quali odi ti puoi tirare dietro con qualsiasi dichiarazione, dalla più stupida, perché tanto c'è questa passione per l'aggressione, il fatto che se uno scrive in maniera arrabbiata sicuramente è sincero e c'ha ragione, invece chi usa le buone maniere è una persona losca che ha dei secondi fini. In questo film fate una cosa meravigliosa, praticamente Paolo Ruffini, che non ci è abituato a questi ruoli, sembra un po' Bruce Wayne quasi, no? Il milionario, molto fascinoso. Ecco, adesso c'è la,
una gara proprio a Hollywood per il nuovo volto di Bruce Wayne, no? Ben Affleck ha rinunciato, si stanno facendo vari nomi, lo vogliamo proporre Ruffini per Bruce Wayne, secondo voi potrebbe essere credibile? Io credo che Ruffini per interpretare Bruce Wayne darebbe tutto quello che ha. Venderebbe le case, darebbe indietro tutta la sua collezione di VHS e ti dico che ne ha, credo, più di qualsiasi persona al mondo. Farebbe qualsiasi cosa. Ruffini, tu non lo sai, ma è totalmente tatuato di personaggi dei fumetti sul corpo, che noi li dobbiamo cancellare ogni volta. No, c'ha anche Corrado. Corrado sulla spalla. C'è Corrado sulla spalla e Arnold sull'altra. E quindi, figurati, Paolo... dice, quindi dove devo firmare? Qualsiasi cosa pur di fare un film dai fumetti. Anche perché non so se lo sapete... Purtroppo non credo che abbia chance. Cioè, peccato. Una roba... Perché non so se lo sapete, ieri è uscita proprio la notizia che anche Jack Black, che lì lo sta facendo lo spettacolo, farà lo spettacolo School of Rock, quindi già ha preso il testimone, Jack Black invece ha detto proprio ieri voglio fare Pinguino nel nuovo Batman. Quindi facciamogli una combo, no? Mandiamo Ruffini, Bruce Wayne... Lillo, Pinguino. Assolutamente, se mi prendono la regia volevo... Facciamo Tris. Faccio Catwoman e tu cosa fai? Poison Ivy. Bravo. Vuoi farla tu Catwoman? Io voglio fare la posso Poison far Ivy. Fare lei, io voglio fare Poison Ivy. Perfetto. Va bene, è perfetto. Ragazzi, perfetto. Abbiamo fatto il caso. Ci siamo. Io direi che possiamo finire qui. Meraviglioso, ci speriamo. Grazie mille. Grazie a te. Boys, 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 I'm looking for a good time.